Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Buonasera, buonasera. Sono le 20:36 e come ogni sera iniziamo la live. Oggi vedete le mie orecchie. Che strano, vero? Vedere le mie orecchie. Di solito vedete le mie cuffie. E per me fa anche strano parlare e non sentire tipo niente. Cioè, sentire... avete capito? Di solito con le cuffie hai una diversa sonorizzazione. Allora, partiamo dal presupposto che per tutta questa live ci saranno sia gli alert staccati, sia io non sento musica, non vedo video, non posso fare niente se non parlare direttamente sul microfono e leggere la chat. E neanche voi sentite gli alert, quindi amen. E però la musica voi dovreste sentirla perché l'ho messa. Io non la sento, però ci dovrebbe essere della lo-fi in sottofondo. Credo che dovrebbe andare giusto. Cioè, ciao. Ora ringraziamo tutti quanti per la sub e poi vi parlo un poco di quello che è successo in questi giorni. In realtà la live di stasera doveva essere Mac con il mio Dream Team per riuscire a finirlo. Però, causa cose esterne, oggi si fa una mezz'oretta, un'oretta di chiacchiere per mettervi a conoscenza dell'inferno degli ultimi giorni. E poi vabbè, per oggi stacchiamo e da domani riprende la programmazione normale di tutte le live. Allora, intanto grazie di cuore a... piano, che qua dobbiamo ringraziare un botto di persone. Vin Diesel senza piombo, grazie per il quarto mese. Grazie a Logemnia per il nono mese. Grazie a Graf per i 69 bit. Grazie a Dino per il decimo mese. Grazie a Lega Lolli per il sesto. Grazie a Fadi Quartiere per il quattordicesimo mese. Grazie a Gatto Rex Paleo Art per il terzo mese, grazie a Veronica per il terzo. Ciao ragazzi, bentornati e punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Poi da adesso posso finalmente avere una foto di Yalushi. Non ancora noob, sei solo al quinto mese. Ciao Bob, come stai? Tutto bene? Ciao grandissimo, come stai? Ciao Poldo, sono il ragazzo che incontra dal kebabaro. Ciao. La benzina 2,28, sì, è un'altra calamità che sta succedendo in questo periodo, di cui non parleremo, il fatto della benzina. Anch'io sono sconcertato dal prezzo della benzina. Allora, stasera si parlucchia un poco, stasera si parlano di tante cose. Domanda importantissima, la live su Lego il Signore degli Anelli si fa, non ti preoccupare. Madonna, Chiara, addirittura, mi dispiace. No, effettivamente ho dato un bel po' di preoccupazione a tutti quanti, però adesso sono ritornato alla normalità. Infatti dietro i capelli si vedono tipo gli scorci. Che bello. Aragosta Pelata, grazie per il Prime, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Grazie di cuore per l'abbonamento. Spero ti troverai bene all'interno del gruppo dei sub, all'interno dei miei abbonati. Allora, partiamo dal principio. Domenica dovevo andare in live dagli amichetti, però alla fine non in live dagli amichetti, e comunque dovevo andare in live domenica, doveva andare tutto tranquillamente, però da domenica fino a oggi, che è mercoledì, sono stato tipo morto, defunto, non riuscivo a fare niente. E infatti la cosa mi ha provocato un po' di disagi, tra il lavoro che ho dovuto rimandare, tra le live che si sono bloccate, per me è lavoro effettivamente. Questa live sarà un po' di sensibilizzazione, tipo un po' di state attenti ragazzi, soprattutto quando siete giovani, perché poi ne risentite tutta la vita, perché se siete vecchi sti cazzi, poi morite e basta. Però se siete giovani è un problema. Sto parlando tipo ASMR oggi, la cosa è molto piacevole. Grazie a PSCS01, grazie per il Prime, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Allora, cosa è successo? Ho avuto un grandissimo problema all'udito. Per un giorno non ho sentito niente. Per il secondo giorno la cosa si è un po' affievolita. Il terzo giorno avevo il mega ronzio. Oggi sono tranquillo. C'è un po' di ronzio, però sono tranquillo. E molti mi hanno scritto su Instagram: ah sì, Poldo, è la stessa cosa che accaparezza. Sì, è un discorso di acufene. Ovvero quando senti un ronzio nelle orecchie che a volte riesce anche a coprire alcuni suoni, a volte è più piccolo di altri suoni. E ora vi spiego anche come ho combattuto in queste ore l'acufene. No, non sono voci nella testa, è più un ronzio. Se dovessi descriverlo, è più un
una cascata mista a una televisione a tubo catodico, mista a uno statico, a cinguettio di uccelli. È tipo, è successo un casino nel perché c'era uno sfacello. Allora, veniamo al punto della situazione. Ascolti troppo metal e molto banalmente molti mi hanno scritto: ah, finalmente finirai di ascoltare metal, finalmente hai visto che il metal ti fa male. Ed è stato veramente il metal. Non è un meme, non è un è stato proprio il metal. Che bello. Fonte di top meme, tipo il grande meme che il metallaro incredibile improvvisamente gli muore l'udito per colpa del metallo. Allora, cosa è successo? Sabato, con quante B l'ho detto? Sabato c'è stato un concerto underground, una figata allucinante, porte aperte alle 22, entriamo. Intanto vi descrivo com'è stato arrivare in questo posto. Non c'era l'evento da nessuna parte, tu andavi su Facebook, su Google, non c'era da nessuna parte. A me era arrivato questa immagine con scritto una via, un orario, un prezzo e il nome di due band. Basta, non c'era scritto nient'altro. Io credo che questa cosa sia la cosa più underground possibile che esista al mondo. No, a volte underground non c'è nemmeno l'immagine, ma il passaparola. Vabbè, dai, a questa volta c'era l'immagine. Si esibivano queste due band. Io ho gli acufeni perenni. Quando c'è silenzio nel posto dove sono, ho sempre un fischio ronzino nelle orecchie dovuto all'uso degli in-ear quando suono. Esatto, Bob, esatto, esattamente. Porca miseria. Ok, si sente la musica. Praticamente, cosa è successo? Arriviamo in questo posto, mettiamo il navigatore della via che ci danno. Il posto non c'era. Non c'era nessun tipo di posto. Zero. Non esisteva il posto. Perciò noi, che cazzo, non c'è. Fino a quando non sentiamo un piccolo rumore che sembra una chitarra. E diciamo, ok, abbiamo trovato il posto. Guardiamo verso il basso e notiamo che c'è una mini discesa verso dei garage di macchine. E perciò diciamo, vabbè, dai, non sarà mai là, proviamo. Più scendiamo, più notiamo che la musica diventa forte e scopriamo che il concerto è in uno scantinato dentro un garage. Un casino, non era una sala eventi, era una sala prove, tipo, era tipo hostel, esatto, tipo uno di quei posti dove entri e ti rapiscono, in realtà il posto era fighissimo, e gente spettacolare, birra che aveva un blocco di ghiaccio enorme dentro, cioè mi hanno dato una birra che aveva proprio un iceberg dentro, e, ok, e, no, comunque il posto è stato figo. E parte con la prima band spettacolare, la prima band incredibile, e la ascoltiamo. A un certo punto passa da fare Ice Cream, growl e tutto quello che è, fino a quando a un certo punto non fa throat singing, per chi non sa cos'è, non so se avete presente quella band della Mongolia, i The Who, quelli che fanno con tutto, non so, è tipo un tipo di canto fatto con la gola. Io tipo là sono rimasto, oh mio Dio, sto vedendo una cosa del genere dal vivo, che figata. E loro sono stati spettacolari, Mongolian throat singing, esatto, proprio quello. Per me è stata tipo fenomenale vederlo dal vivo, infatti ho fatto un botto di video a sta cosa. Tipo i Tenores Sardi, perché ho letto Teronas, che è quello di Pandora. Tra l'altro, ciao Gianco. Quindi la prima band spettacolare, incredibile, scendono dal palco, è il turno della seconda band. Questi si chiamano Spasticus, da Palermo, dei Macigni, ragazzi. Band death metal, stile Autopsy, quindi sound anche bello zozzo. E qual era il problema? La band in sé non ha nessun tipo di problema. Immaginate che il luogo era circa due volte questa stanza, ok? Era veramente piccolo, era stretto, saremmo stati in 50 dentro quella stanza. Il tetto avevo così di distanza e lo toccavo con la testa, proprio così. Ora immaginate una stanza del genere insonorizzata in questo modo, senza pannelli fonoassorbenti, proprio un mattone 4x4 con due casse, tutti gli amplificatori e quella batteria là al centro, e io davanti in prima fila. Immaginate
l'acustica di un posto del genere, come può avere un rimbombo avanti e indietro del suono che va a destra e sinistra, in alto e in basso, letteralmente uno stupro missilistico per le orecchie, per ogni rumore vi arriverà dritto dentro i timpani. E io sono alto 1,80, il soffitto era alto circa 2,10 metri, quindi si considera quello, il mio garage è più grosso, esatto, e diciamo che non era forse il top posto per un concerto, però me lo sono goduto, e mi sono ammazzato le spalle, mi sono messo a farmi i nodi ai capelli a furia di muovere il collo, e fino a quando non ho fatto un brutto errore. Mentre gli Spasticus distruggevano la loro batteria, la loro chitarra, il loro basso, il loro microfono, ho avuto un riflesso di quelli là che fai automaticamente, che tu sai che non dovresti fare, tipo mangiarti le unghie, no? Che se tu a un certo punto noti che ti stai mangiando le unghie, ti dai uno schiaffo e dici no, Fra, ma che stai facendo? Non ti mangiare le unghie. Ecco, uno di quei riflessi. Durante una canzone ho fatto questa cosa. Mi sono stuppato le orecchie a metà canzone, durante i snare che venivano martellati in modo allucinante. L'ho fatto senza rendermene conto, l'ho fatto così, l'ho fatto, ho detto proprio pap, e l'ho fatto. In quel momento ho capito che mi ero lacerato i timpani. Cioè, in quel periodo ho capito che... Cioè, in quel momento preciso in cui ho fatto sta cosa e mi sono odiato a morte per questo riflesso automatico, ho capito che mi ero danneggiato i timpani. Ho capito veramente che c'era un buco nelle mie orecchie, perché non ho più sentito il basso, non ho più sentito la voce, non ho più sentito la chitarra, non ho più sentito la batteria, sentivo solo gli snare. Sentivo solo... E ognuno di questi mi entrava dentro il cervello e risuonava. Finisce il concerto, esco da questo posto e nelle mie orecchie non sento nient'altro che... Proprio immaginate questo suono fortissimo dentro le orecchie, non sentivo un cazzo di niente. E la musica era troppo alta, l'acustica era non delle migliori. E niente, mi ero danneggiato le orecchie, avevo questo fischio incredibile. E da lì ho detto, vabbè, non mi sono fatto niente, mi succede spesso che quando finisco un concerto ho sempre il mal di testa. E dopo che ascolto musica e mi tolgo le cuffie ho un po' di mal di testa. Pensavo fosse il normale mal di testa. Mentre torniamo a casa, il mio amico Daniele ha un incidente. Va bene, facciamo finta di questa cosa, non nominiamo, però era giusto per finire la serata, sai, in bellezza, no? E nel casino dell'essere in ansia per la cosa, non è che mi sono curato delle orecchie, non ci stavo facendo nemmeno caso che avessi questo mega fischio. E sono tornato a casa. Nel momento in cui mi sono sdraiato a letto non ho preso sonno perché sentivo solo quel suono. Sono stato la notte distrutto a sentire quel suono, fino a quando mi sono addormentato. Mi sono svegliato e non sentivo più niente. Mi sono svegliato e sentivo... Sai quando ti metti le mani così e parli e senti solamente tipo i bassi? E cioè senti... Non so, ho provato a fare questa cosa e a dire una frase, a fare pam e iniziate a parlare. Avete tipo l'effetto di quello che effettivamente sentivo io. E io continuavo, tutto vattato, io continuavo a tapparmi le orecchie con i cotton fioc e dire vabbè dai, è un po' di mal di testa. È solo un po' di mal di testa, ma era tutt'altro che mal di testa, ma era proprio un timpano distrutto, lacerato. E io sono fortunato. Io sono fortunato perché da quando sono piccolo che non ho problemi fisici, non ho mai avuto problemi al cuore o agli, anche molto banalmente tipo con gli occhi, ok? Con la vista, zero. Io sempre non ho mai avuto problemi fisici, stranamente. Sono molto fortunato perché mi hanno fatto sano. E perciò le mie orecchie sono guarite subito. Però credo che, come ha anche detto il tipo che mi ha visitato, se io rimanevo altri 30 minuti dentro quel posto avrei perso l'udito. Altri 30 minuti dentro una cosa che in quel momento ti piace, in quel momento dici non fa niente, dopo 30 minuti puoi uscire senza sentire niente. Per tutta la vita. Non è che, sai, stai una settimana senza non sentire niente e poi vabbè ritorni al lavoro una settimana dopo, no, è un
non senti più niente, passi tutta la vita a non poter più ascoltare musica, più sentire le persone, più non puoi fare niente perché sei sordo. Ora, non dico che non puoi fare niente perché sei sordo, perché i metodi ci sono, però nascere sordo e diventarci sono due approcci molto diversi. Perché uno che nasce sordo già da piccolo gli insegnano come vivere, come comunicare. Invece se tu diventi sordo dopo devi adattare il tuo stile di vita all'essere sordo. E quindi sono impanicato. È successa la cosa che non doveva succedere, ovvero l'ansia, lo stress, l'impazzire, l'urlare, l'essere tipo ah! Più che altro non è una cosa suggestiva, dipende anche che tipologia di evento vai, a parer mio. Sì, assolutamente, l'acustica è la cosa più importante. E quindi niente, quello che stavo dicendo era ah sì, stavo parlando di approccio, effettivamente, se diventi sordo da grande. Nel mio caso invece è stato più un sono stato in quelle condizioni per un giorno intero, mi è presa un'ansia totale nel cuore, nel cervello. Il mio cervello mi diceva: sei sordo, fidati, non è che domani vai dal dottore, sei tornato normale, e sei sordo. Ero già, boh, me l'avevo detto, sono sordo, è finita, ciao, alla prossima, ho fatto una cazzata. E invece fortunatamente la sera stessa, tra i pianti e le lacrime, la distruzione mentale, morale, mi sono addormentato stranamente, rassegnato, credo, dalla giornata tremenda, e poi mi sono svegliato. E tu dici, strano, è strano che uno si sveglia. No, mi sono svegliato e ci sentivo. Assurdo. Strano, nella notte le mie orecchie hanno detto: no, dai, poverino, non facciamolo sordo adesso. Bam. Hanno fatto. Sono sbloccate. Mi sono svegliato e sentivo di nuovo tutto come quella sera, ma avevo il ronzio. Avevo questo ronzio enorme, da là che ho capito che probabilmente era acufene. E appena molte persone mi hanno spiegato, ho chiamato un mio amico che si occupa di queste cose, che cos'è l'acufene e di quante persone effettivamente ne soffrono. Ho tirato tipo un respiro di sollievo, sai, perché avere l'acufene è una cosa orribile. Avere l'acufene è una cosa veramente, veramente brutta. Convivere con questa cosa è tremendo. Mi dispiace a Caparezza che ha questa cosa, a me dispiace da morire per lui. Però in quel momento, dopo una giornata passata a morire psicologicamente per la possibilità di essere rimasti sordi, poi ti svegli e scopri che in realtà era solo un altro tipo di cosa, altrettanto brutta. Per me era meglio, ero più felice. Ero più felice che era quello e non era essere sordi. Sono stato molto felice, ecco. Poi vabbè, ho capito che cos'era la acufene, anche di quello sono veramente destroyed. E quindi niente, con la acufene ero mezzo distrutto, cioè sentivo questo mega fruscio nelle orecchie. Non so come descrivervi questo fruscio. Immaginate tipo lo ripeto di nuovo perché è entrato ora, immaginate tipo una cascata unita a una televisione a tubo catodico, insomma è un suono misto, è un ronzio che senti. Anche Cristina Scabbia della Lacuna Coil, che aveva visto la storia, mi ha risposto e mi aveva raccontato la sua esperienza con questa cosa. A quanto pare è una cosa molto comune tra i musicisti. L'acufene è un quando stai in dei luoghi con musica troppo alta, e quindi magari andate in discoteca per una sera e ci state 3 ore e siete sotto cassa, e l'indomani avete questi problemi di acufene che vi dura magari una settimana, come tutta la vita. Andate a un concerto, vi svegliate, avete questa roba per una settimana. È acufene. Succede quando stai con la musica troppo alta e hai questi problemi. Ora, per alcuni passa subito, tipo un giorno e ti passa, una settimana e ti passa, 2 settimane e ti passa. Per altri può durare anche 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Per alcuni può durare tutta la vita. Se tu continui a passare la vita in questi luoghi rumorosi, ce l'avrai l'acufene, cioè non è che puoi scappare da questa, no, assicurati che le tue orecchie, è il prezzo da pagare se vuoi fare il musicista, ti assicuro che hai questa cosa. Poi ad alcuni l'acufene invece può venire anche in altri modi. Semplicemente leggevo di un mio fan che mi ha scritto che un giorno semplicemente si è alzato, ha tirato uno starnuto e ha avuto l'acufene.
un giorno così ha tirato uno starnuto e improvvisamente per tutta la vita, tutta dal primo giorno all'ultimo della sua vita, solo per uno starnuto, ok? Quindi non è una cosa che mi evito il metal, mi evito di andare in discoteca, allora non mi verrà mai. No, vi verrà probabilmente per qualche altro motivo. No, in realtà sto scherzando, magari non mi viene mai ed è questo quello che spero, però è una cosa più molto comune. Molto comune, non vedetela come una malattia o una cosa che per tutta la vita sentirai questo rumore. Credo che i primi giorni che lo hai sei spaventato, ti viene ansia, hai paura, che impazzirai, non potrai fare più niente. Poi a un certo punto ti calmi e credo che per l'acufene la calma sia una delle cose principali che ti fa non passare l'acufene, ma te lo fa alleggerire l'ansia. Una volta che ti passa l'ansia di questa cosa, questo ronzio diminuisce sempre di più fino a quando diventa così normalizzato che non ti rendi più conto di averlo. A un certo punto diventa così di sfondo che il tuo cervello inizierà a ignorarlo. Avete presente il naso? Noi vediamo il naso il 90% del tempo. Cioè, se tu guardi dritto, tu tendenzialmente i tuoi occhi vedono il naso. E se ti concentri riesci pure a vederlo il naso. Però i tuoi occhi dicono, ok, siccome poi gli fa male la testa, facciamo finta che il naso non esista. E quindi i tuoi occhi lo cancellano. Ecco, allo stesso modo succede con le orecchie. Ora, oltre a questo discorso, può essere anche un discorso di muscoli. Può essere anche un discorso di mascella, può essere un discorso di tanto. E qua entra in gioco questo che mi avete chiesto che cazzo era. Entra in gioco questa roba. Sono stato da quello che ti spacca le ossa. Come si chiama? Non è il torturatore, ma bensì dovrebbe essere il chiropratico osteopata, vabbè, insomma, quello là. Mi ha messo sul lettino, mi ha distrutto, cioè letteralmente io vedevo quest'uomo che si è sfogato sul mio corpo, cioè probabilmente l'aveva lasciato la moglie, però proprio i pugni nei muscoli che te li piega, ti spezza, ecco, insomma, vabbè, lui sapeva quello che stava facendo, io soffrivo come un cane e mi ha alleggerito un casino. A quanto ho capito il mio tipo di acufene si alleggerisce con i muscoli, perché a quanto pare il mio è un problema proprio di qua. Infatti dopo che mi ha sistemato i muscoli, tra stamattina e ieri sera l'ho iniziato a sentire sempre di meno e adesso ce l'ho bassino. Ti è piaciuto essere stato maltrattato? Sì, tantissimo. Ce l'ha avuto molto bassino. Per riassumere questa storia, il 90% è stata paura. Il 90% di tutto questo casino è stato il mio cervello che ha elaborato la possibilità di essere sordo e di rimanere tutta la vita con un ronzio che ti fa impazzire. Insomma, il 90% è il mio cervello che è impazzito e ha detto, ok, devo farti morire di ansia. Però poi appena fai i conti con la realtà e ti rendi conto di quello che effettivamente sta succedendo, posso dire che sto benissimo. Cioè, non ho niente. E mi dispiace perché vuoi dire, mi hai fatto preoccupare. È che in quel momento io ero davvero tanto preoccupato. Ora che ci hai detto, tornando al chiropratico, se dopo anni mi passerò, sappi che ti devo il mio orifizio. Fai bene, vai dal chiropratico. Infatti ero molto felice e ho registrato il nuovo video. Ho registrato il video sulla storia dei Batushka. Cioè sulla storia, su tutti i meme dei Batushka, e uscirà lunedì. Ora, questo discorso dei rumori forti all'orecchio fa male, è ovvio. Cioè, se tu ascolti metal con le cuffie tutto il giorno H24 fa male. Ti sto dicendo che non devi farlo? Ma completamente, perché io continuerò a farlo tranquillamente senza alcun tipo di problema. E, certo, non sto dicendo che se ti tieni le cuffie al 100% allora sei un dannato e morirai e altro. No, ti stai semplicemente godendo la musica. Però sii cosciente che se mai sentirai questo ronzio è normale. È il prezzo da pagare, credo, a questo punto. Poi quando è felice lavora. Esatto, Stengard, esattamente. Pensa se durante questo periodo partivo nel rape, magari scorrendo Insta o TikTok. Esatto. Ora, la cosa mia, quando ho avuto questo mega ronzio e che ho tuttora, la cosa che non sconsiglio è una vita nel silenzio. Cioè, quando hai questo ronzio, stare nell'assoluto silenzio è peggio.
se tu stai in una stanza vuota senza alcun tipo di rumore e alcun tipo di proprio un mega silenzio, impazzisci, inizi a sentire solo questo e non lo riesci a sopportare. Se avete questi problemi di ronzia alla testa, probabilmente già avete risolto e questa cosa che vi sto dicendo non serve a un cazzo di niente, però magari in futuro a qualcuno può servire. Quando avete problemi di acufene, andate su YouTube e cercate o i rumori bianchi. Sì, Elia, può essere quello. E cercate o i rumori bianchi, o se no c'è una bellissima app chiamata Sollievo dall'acufene. Letteralmente la trovate sul Play Store. Questa qua. Sollievo dall'acufene. Guarda che bella. Questa qua praticamente cos'è? È un'app che ti crea questi rumori. Ok, probabilmente ora per le vostre orecchie sarà fastidiosissimo. Se ve lo sentite dite: ah, che male, questa cosa è orribile, mi sfonda i timpani. Però quando ho avuto il ronzio vi posso assicurare che questa era l'unica cosa che mi faceva calmare. Perché questo rumore, per tipo di frequenze che ha o altro, ti calma. Ti calma e va a camuffare quello che è il ronzio dell'acufene. Tu inizi a sentire solo questo rumore, questi tin 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 e questo kss, e non senti più il tuo ronzio e la cosa ti calma. Stessa cosa può funzionare anche con della normalissima musica bassa. Cioè, io ad esempio per calmarmi ho giocato un po' a Minecraft e avevo del jazz messo bassissimo, ok? Avevo proprio un jazz di sottofondo. Però era quel volume tale e praticamente questo suono andava a camuffare quello dell'acufene. Sto scaricando l'app, quando torno dai live la uso. Fai benissimo, fai benissimo. O questo, se no su YouTube c'è il rumore bianco, o molto banalmente prendi un ventilatore e te lo metti vicino. Tipo d'estate, no? Sai il rumore del ventilatore, tipo quel... Cioè non è proprio così, però avete capito. E inizi a sentire quel rumore di ventilatore e va a camuffare il ronzio dell'acufene e te lo fa passare. Cioè non è che te lo fa passare, non lo senti, quindi il tuo cervello non impazzisce. Magari per dormire questa cosa è utile. Se tu ti sdrai la notte e non hai alcun tipo di rumore, ma non consiglio il televisore perché dopo un po' il televisore a me personalmente fa impazzire, nel senso che poi mi fa smattare. E mentre con questi tipi di ronzi, con il ventilatore o comunque qualsiasi cosa che va a camuffare, e vi fa dormire più sani, vi fa dormire senza che pensate alla cosa, poi vi distraete, vi addormentate, non lo sentite più, l'indomani magari vi svegliate e lo sentite di nuovo. Però almeno c'è questo metodo per camuffarlo. Tanta roba. Poi se avete dei grandi ed enormi sbalzi di acufene, in quel periodo non assumete né alcol né caffeina, perché fa male. Fa molto male in quel momento l'alcol e la caffeina. È un momento in cui dovete stare calmi, dovete rilassarvi, dovete non pensare alla situazione, non dovete fare quello che ho fatto io, ovvero impazzire, smattare, credere di star morendo, eccetera, eccetera. Ma calmarvi, e questa cosa aiuta tantissimo. E poi vabbè, quella che è melatonina e quant'altro, non sono un medico, quindi non do consigli da questo punto di vista, però ci sono quelle cose da prendere che possono servire. E soprattutto, se magari può aiutarvi, provate ad andare o da un chiropratico o da un osteopata. E se provate ad andare da loro, magari vi fanno tutti i loro magheggi, vi spaccano le ossa, pagate 35 euro, ci andate. Se alla fine non funziona vi do io i 35 euro indietro, però provateci almeno, vi potrebbe aiutare. Ho l'acufene al tallone, ti va di leccarlo? Come funziona l'acufene al tallone? Non puoi emettere suoni. Ora, io non sto usando le cuffie perché credo che in questo momento, anche per come mi hanno avvisato, i miei timpani siano rotti, proprio messi malino. E per i prossimi concerti dove andrò, ora ne devo andare a vedere uno sabato prossimo, il 19 marzo, doppia band, tra cui una l'ho già vista questo sabato, però ce n'è un'altra che mi interessa particolarmente, sempre italiana. E devo andare a Palermo per vedermi sto live, quindi devo fare un casino. Ho già preso il B&B, un bordello arrivare a Palermo, ed è una città normalissima, non è che ne so, Tenerife in Africa. Vabbè, ho preso dei tappi, proprio dei tappi per orecchie.
quelli classici, i tappi quelli in silicone. Ti aspetto a Milano ad aprile. Ti faccio sapere, Bob. Ti faccio sapere. Ti aggiorno. E i tappi aiutano. Ora, quando hai questi tipi di problemi, isolarti e non ascoltare più musica penso sia la cosa peggiore, perché poi impazzisci. E credo che per terapia mia va bene che vada a un concerto con i tappi, con le dovute precauzioni. Entri dentro con i tappi, non ti stappi le orecchie così non ti laceri i timpani come ho fatto io, e uscire ogni tanto, fare delle pause di 2-3 minuti così il timpano un attimino si rilassa e poi rientri. Prendine almeno 3 pacchetti, perché poi si rompono, li perdi facilmente. Sì, già ho pensato a questa eventualità. Salve, io sono delle Marche. Benvenuto, caro, benvenuto. Nelle Marche c'è il Montelago Celtic Fest, che poi tipo è in parallelo con l'Abruzzo, che volevo andarci. Hai fatto tu la grafica dell'ultimo video di Totta? Sì, l'ho fatta io, cosa ho sbagliato? Urunzio potrebbe essere una ruota di cartone dentro il giradischi. Praticamente sì. In questo momento cosa senti? In questo momento sento... vi giuro, indescrivibile. E per i timpani ti farai operare? No, non c'è bisogno, ragazzi, non c'è bisogno. Fortunatamente non sono danni permanenti. Allora, ringraziamo un attimo i sub. Grazie a TheAlex3041 per il 15° mese. Grazie a Kaya Fajr per il Prime. Benvenuto, spero ti troverai bene. Grazie a Erva per aver regalato una sub a DigiTV. Grazie a Graf per i 10 bit. Io mi sono abituato, lo sento solo di notte praticamente. Appunto, bisogna proprio abituarsi. E Sir White, grazie di cuore per il Prime, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Grazie a Block Mayusk per il 4° mese, bentornato, grazie del messaggio. Il mio vicino ha un cane che si chiama Poldo, mi fa molto piacere. Grazie a Erva per i 100 bit. I gabinetti nella non ci stanno. Grazie a Benito Treviso per il Prime. Grazie a Jups per il 6° mese. Grazie a Cortes per il 3° mese. Ciao ragazzi, bentornati. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram di sub. Poldo, voglio i tuoi capelli. Che hanno i miei capelli che non va? In realtà dovrei andare tipo da un parrucchiere, però sono troppo maschio per farlo. Cioè, tipo, mi vergogno contattare, che ne so, un parrucchiere donna per dire: senti, mi sistemi i capelli? Perché ho questo problema che ho le punte tipo... Ok, che non sono messe male, però sono un po' sfibbiate. Mi dà un po' fastidio questa cosa. Poldo, è una nuova soft page. Stavo tentando di imitare le soft page, però ho appena ricordato che non ho idea di come lo facciano le soft page. Cioè, parlano tipo a basso volume. Chiamatosi doppie punte. Va bene, sono sfibbiate. Te li sistemo io, grazie. Vai da un parrucchiere maschio uguale. No, raga, dovete capire che io... Ok che abito in Sicilia. Abito a Catania, ok, è una città futuristica. Però comunque nella mia zona, tutti i parrucchieri che ci sono, un parrucchiere da uomo, voi dovete immaginarlo pelato, tutto pelato, con sai quei capelli di lato, no? Il classico che nei cartoni animati di Tom e Jerry avrebbero chiamato pallone gonfiato. Un po' tipo un Danny DeVito, ok? Con il suo grembiule, che la cosa migliore che ti fa è o passarti la macchinetta o farti la barba. Questo è il tipo di parrucchiere numero uno. Il secondo tipo di parrucchiere che ci stanno nella mia zona sono quelli mega zarri, incredibile, che ti fanno tipo le strisce al lato, che ti tagliano il sopracciglio, no? Quando glielo chiedi, poi alla fine chiedono se possono registrarti mentre balli, si alzano e iniziano a fare così. Cioè, non so se avete capito, fanno tipo così. Io non so perché fanno questa cosa, non ne ho veramente idea. Però a quanto pare è una subcultura incredibile questa cosa qui in Sicilia, di ballare dopo che ti tolgono ti tagliano i capelli. E quelli sono quelli là che fanno i soliti tagli, cioè quei 5-6 tagli che vedi nei ragazzacci. E quindi non posso andare là, cioè entri in quel posto e fai: scusa, le punte un po' sfibbiate, non è che me li sistemi? Questo ti fa: scusa, dove vuoi che ti faccio il mallet? No vabbè, dai, il mallet già siamo troppo sofisticati. Però sì, cioè dovrei trovare proprio quel parrucchiere apposito che posso farlo. Quali favolose mosse da ballo? Io adesso ve le faccio vedere. Io adesso... provo a farvele vedere, anche se non sentirò niente. Adesso proverò a farvi vedere questa cosa. Ok, qua sembra esserci un video.
Oddio, l'ho trovato. Stranamente l'ho trovato. Non so come, ma l'ho trovato. In TikTok francese, non so per quale motivo. Ok, faccio vedere. Nel TikTok francese sono riuscito a trovarlo. Non so per quale motivo è in francese, però sono questi. Diciamo che avete capito il tipo di parrucchiere di cui sto parlando, ecco. Ora immaginate se io entro in questo posto e chiedo questa cosa, ok? Provate a immaginare questa evenienza, è veramente difficile. E questa cosa, raga, è una subcultura incredibile qua di fare questi balletti. Non so se hanno un nome preciso, però so che molti studiano come fare questi balletti, tra virgolette. Madonna, raga, queste cose mi danno troppo fastidio. Vorrei tipo grattarmi tutto il giorno, staccarmele con un coltello. Porta qualcuno con te che possa registrare se ci vuoi. Ma perché? Ma è sbagliatissimo. Non lo so, però io mi immagino tipo che io vado là, no? Gli chiedo di sistemarmi i capelli e mi siedo e improvvisamente faccio, va bene, dai, me ne voglio andare. Lui fa, no, prima devi fare un balletto. E io non voglio fare un balletto. E lui arriva con la cassa, ti punta il rasoio alla gola e fai, balla. Dopodiché prende il telefono e inizia a riprendere. Ci sei tu che fai, che bella realtà, no? Fantastico. Perché dei cerotti sul collo? Sono quelli che ti mette il chiropratico dopo averti distrutto le ossa. Royal Extra 84, grazie per il Prime. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Poldo, legati i capelli. Come? Cioè, tipo le treccine così? Pure tipo in alto. Poldo, ti posso legare? Va bene. C'erano anche quelli che mentre tagliano, ti tagliano i capelli? Non ho capito. Sono il ragazzo della tipa che prima ha detto che ha pianto. Ciao bro, come stai? Grazie mille per essere passato. Ti fanno pelato, esatto. Comunque, poldi nastri sul collo si chiamano tapping e soffrirai quando dovrai staccarli. Questi? Oh Gesù Cristo. Già lo sento che se faccio tipo così fa un male cane, quindi... Adesso voglio vedere Poldo con le treccine. Va bene, Poldo con le treccine in realtà. Dove le treccine esiste e può farti del male. Perché non ti tingi i capelli? No, non ho l'altro elastico, non posso fare il gaming. No, non ho un altro elastico, raga. Posso solo legarli indietro. E quando li leggo indietro vuol dire che devo lavorare. Cioè, questo è il mio assetto da lavoro. Cioè, se voi mi trovate così, con i capelli legati da questo lato, vuol dire che in questo momento sto lavorando. Se invece sono al computer per cazzeggio, tengo semplicemente il cappello dietro. Si è formata una ciccia. Il cappello ha formato tipo una ciccia con il sopracciglio. Ok, ora è tornato tutto normale. Poldo, ti hanno mai scambiato per donna? Una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte. Tantissime volte mi hanno scambiato per donna. Hai proprio ragione. Una di queste volte pure il mio amico che mi ha scambiato per la sua fidanzata. È la cosa peggiore che un uomo possa mai concepire sul mondo. Allora, una volta mi hanno scambiato per una donna al bagno in aeroporto. Ho già raccontato di questa storia, però la racconterò di nuovo per le persone che ci sono in chat. Vabbè, ma con quel bel culetto, non lo faccio vedere in live perché, oh mio Dio, che cazzo ho nella spalla. Non lo faccio vedere in live perché sennò mi bannano. E stavo dicendo, al bagno in aeroporto è una delle volte peggiori che mi sono sentito più umiliato. E poi anche alla posta una settimana fa. Vi racconto prima quello della posta, che vabbè, vi ho già raccontato com'è andata alla posta, di come ho litigato con la tipa. Cioè litigato, semi litigato. E mentre sto aspettando, sono là, immaginate io con il chiodo, una maglietta dei Marduk, una mascherina nera, capelli lunghi tutti tirati fino al basso, i Phantom a 10 passanti, comunque un assetto da guerra incredibile, fermo là. La signora accanto a me ha la bellissima idea di leggere la lista e fare, ah ok, quindi prima c'è il signore, poi c'è il signore, poi punta a me e fa, e poi c'è la signora. Io in quel momento ho detto, ok, devo giocarmi bene la carta, devo fare la voce più pesante che esiste e fare, non sono una signora. Cioè dire, sono un uomo. Proprio, il mio cervello in quel momento ha detto, fai la voce più
bassa possibile. E ovviamente, che cosa ho fatto? Ma io sono un uomo, ecco, proprio l'ho detto con quella tonalità proprio da doppiatore di Amtaro, da doppiatore di Keroro. Fatto proprio, ma io sono un uomo. E ovviamente che poi te scambiano per una femmina, brutto coglione di merda, che non sei altro se parli così. E niente, non ce l'ho fatto. Ma lei è un uomo. E niente, vabbè, sta di fatto che io l'ho detto. E vabbè, la signora ha fatto, ah, mi scusi. E io tra me, ma perché hai fatto sta voce da rincoglionito? Doppiatore italiano di Goku, esatto. Hai fatto la voce da Paul Dots, bravissimo. No, in realtà quella all'aeroporto dove mi hanno scambiato per una donna era ancora peggiore. Cioè, quella volta mi sono proprio sentito umiliato. Stavo al bagno dell'aeroporto e il bagno delle femmine era vuoto e il bagno degli uomini era pieno. Era pieno e c'era cioè la fila era tutta dentro e si era formata una seconda fila fuori dai cessi in cui c'eravamo io e sto signore. Io stavo aspettando che questo signore entrasse. E mentre siamo così nel silenzio, a un certo punto lui mi guarda e fa, ma il bagno delle femmine è là. Ok. Mi fa piacere che sia là. L'avevo visto. Lo so. E io a quel punto ho risposto proprio, lo so. Scusate se piango, che per me è stato un disonore incredibile. Ho risposto proprio, lo so. E calo il sipario, esattamente. Cala proprio il sipario. Pa, 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 pa. No, infatti l'ho guardato e ho fatto, sì, lo so, io sto aspettando qua perché sono un ragazzo. Lui mi guarda e fa questo gesto, è proprio il gesto da vecchietto, no? Prende, con una mano prende gli occhialetti, lo prende proprio con le due punte, che okay, mi metto gli occhiali così potete riuscire a capire circa che cosa è successo. Fa proprio questo. Proprio di, sai, di quei vecchietti, proprio. Proprio per guardarti con quelle, tipo, oh mio Dio, ho fatto una cazzata. Ti fissa così. E inizia, proprio vedo la sua faccia bianca di una persona che si rende conto di aver appena distrutto l'autostima di un povero ragazzo che l'unica cosa che doveva fare era pisciare per poi prendere un aereo e andarsene a fanculo dove voleva. E capisce questa cosa e mi inizia una caterba di scuse fenomenali, ma proprio un casino di scuse del tipo scusami, mi dispiace. Immaginate tutti i sinonimi di scusa, lui me li disse, scusa, mi dispiace, non lo sapevo, è che con i capelli lunghi, con la mascherina e questo, io non ho mai visto ragazzi con i capelli lunghi, sai, hanno tutta una caterba di cose. Io non sono un mostro, io non è che là gli stavo urlando, ma come ti permetti, no, io anzi là gli facevo, no, non si preoccupi, tranquillo, non è un problema. E questo signore, siccome si sentiva in colpa, cosa poteva fare? Cioè, nella mente di questo signore, cosa poteva fare? Aveva tre opzioni. Beh, indovinate voi quale delle tre opzioni lui ha scelto. Allora, la prima opzione era improvvisamente venire verso di me e darmi un mega bacio sulla guancia e dirmi tranquillo, andrà tutto bene nella tua vita. La seconda opzione è prendere una mazzetta di 8.000 euro dalla giacca e me la dà e fa no, tranquillo. Poi la terza opzione è prendere una brioscina tomarchio dal zainetto e me la dona per scusarsi. Ecco, secondo voi qual è la cosa che ha fatto? Ecco, proprio la 3. Cioè, se potessi scegliere avrei scelto i soldi, attenzione, però anche il bacio. E invece no, la brioscina. Esce, prende lo zaino, esce questa brioscina, questa che cazzo era, una tomarchi, vabbè, non so se da voi al nord ci sono, qua al sud sono molto popolari, sono tipo dei tortini, no? E me la dà. Per scusarsi, un amore di signore, io l'ho presa e che cosa fai? Una volta che questo tizio ti dà una brioscina per scusarsi per averti scambiato per donna, cosa fai? In quel momento che io non è che me ne dovevo andare, dovevo scappare, lui andare per i fatti suoi in cui io potevo prendere questa brioscina e mettermela nel giubbotto, cosa potevo fare? Prendevo la brioscina e la mettevo in tasca e continuavo a stare fermo? Potevo andarmene, no, perché dovevo stare in bagno. In quel momento, per rispetto, io ho dovuto aprire quella brioscina e mangiarla. Quindi una volta che lui mi ha dato questa brioscina, l'ho aperta, la esco
e inizio a morderla guardando da un altro lato, e con la coda dell'occhio noto che questo tizio mi sta fissando. Noto che questo tizio mi guarda mentre mangio sta briuscina e io non so che cosa fare, io non so che cosa devo fare in quel momento, e spero solo che la briuscina duri tipo 10 minuti, che io mangio 10 minuti fino a quando questo tizio entra nel cesso e io scappo via in un altro mondo, in un altro pianeta per l'imbarazzo. E quindi niente, mangio questa briuscina con questo tizio che mi guarda, mangio, inghiotto. E niente, si cala il silenzio, zero silenzio, si libera il bagno, questo tizio entra e io, e poi vabbè, la situazione è morta là, non c'è niente di interessante. Cioè, voi vi aspettavate che tipo era nata un'amicizia, che poi è venuto verso di me, mi ha iniziato a baciare, siamo partiti per una notte incredibile a Parì. No, non è successo, non mi piacciono i vecchietti purtroppo. Però è stata una bella esperienza. Cioè, mi hanno chiamato femmina e sono tornato dal mondo delle femmine, dal mondo dei vivi. Nom nom chom chom, esatto. Ah, tra pochi giorni arriverò a Catania e spero di incontrarti. Buona fortuna, fratello, tanto io sono sempre il sabato sera là. Io aspetto ancora che racconti in live quella cosa a Milano. Non ho idea di cosa parli, perché a Milano sono successe tante cose. Siete andati nello stesso bagno, spero. Purtroppo no. Purtroppo no. Ti è mai successo che hai parlato con qualcuno ma poi ti accorgi che hai sbagliato persona? No, in realtà no, è una cosa molto comune che succede a tantissime persone, però non, nel mio caso no. Ah, un'altra cosa importante. Ups, scusate del ruttino, è che ho appena cenato. Con delle belle fettine panate! E giovedì di 11 novembre 2021 dall'ora 23 in poi ti ricordi qualcosa? Non voglio rispondere a questa domanda, quindi starò in silenzio. E stavo dicendo un'altra cosa. L'8 marzo, raga, sarei dovuto andare a Roma. Cioè ieri dovevo andare a Roma, dovevo andare a registrare il video dei WGF, dovevo andare al fan club dei WGF, mi ero organizzato con Rage, c'era bel tempo, e wow, cioè no, wow, è bellissimo, però non ci sono potuto andare perché tra l'udito, tra la paura, mi aveva fatto venire la febbre e ero addolorato di muscoli, ho detto vabbè, sti cazzi, 15 euro di biglietto aereo, fanculo, rimandiamo, e ho comprato un altro biglietto aereo che non posso farti e farvi vedere. Oddio! Bertra mi ha appena mandato una foto con un Carlino. Però questo Carlino, cioè la foto che mi ha mandato Bertra è questa. Però il Carlino ha gli occhi blu. Che paura! Non è umano questo. Che paura, no, cioè è bellissimo perché è un Carlino, però comunque, ah! No, comunque dicevo, ho preso un altro aereo per andare al fan club dei WGF insieme a Rage, cioè Rage sarà là, e quando sarà? Il 23 marzo, non vi faccio vedere il numero di prenotazione, però vi assicuro che c'è, arriverò a Roma, qua si può far vedere tutto. No, ci sono i numeri di prenotazione. Non vi faccio vedere il volo aereo prima che mi spuntate in aereo. Però sì, il 23 marzo sarò a Roma. Finalmente registriamo questo maledetto fan club dei WGF. Ci sarà il face reveal del Chad. Ma già si è fatto su YouTube. C'è quella mega clip bellissima su TikTok di lui che fa: sì, devo bere. Ehi, Poldo, mi esci i piedi. Perché mi dite sempre queste cose brutte? Smettetela. È morso una piadina senza aver l'intento di mangiarla. No, non mi è capitato. Ah, ecco, adesso ragazzi vi devo porre un quesito enorme. L'altra volta è successa una cosa mentre ero fuori con degli amici e sono stato preso per pazzo. Sono stato preso per pazzo, quindi adesso vorrei parlare con voi di questa cosa. È un discorso, un dialogo che durerà 10 minuti buoni. Non c'entra niente con i miei timpani, col mio udito, ma è un discorso che io voglio chiedere a voi in chat e sapere se anche voi avete il mio stesso disturbo o se sono io che sono rincoglionito e basta, ok? Allora, io ho questo enorme problema. Se sto mangiando qualcosa, immaginatevi come ambiente, che ne so, il pranzo, ok? Tu stai pranzando tranquillamente. In mano ho un hamburger. Ok? Prendo l'hamburger, mordo l'hamburger, nella mia mente c'è: Andrea, stai per mangiare un hamburger? I miei denti mordono un hamburger e il gusto che c'è alla fine è un hamburger. Vi faccio un altro esempio: bicchiere d'acqua. Nella mente dico: Andrea, stai per bere acqua? Bevo acqua. La mia mente dice: questa è acqua,
ed effettivamente quando bevo ha il sapore dell'acqua, ok? Tutto semplice, fino a qua non ci sono ragionamenti particolari da fare. Ma se nel mio bicchiere c'è della Fanta, ok? Ma io non me ne accorgo e penso che sia acqua, e io dico, il mio cervello dice stai per bere acqua, bevo e bevo Fanta, vomito. Perché il mio cervello non si aspettava di trovare quello. Succede solo a me. Sei pazzo, perfetto. Mi bastava sapere questo. Sono pazzo, perfetto. Allora, questa cosa è nata da una cosa che era successa in giro. Stavamo mangiando un panino. C'era questo panino che per me doveva avere la carne dentro, ok? Era un panino con la carne. E invece era un panino con pesce, ok? E tipo con, sai, non era tipo una cosa panata di pesce. Una fettina panata, però col pesce. Tu non sei normale. È una fettina panata col pesce. Nel mio cervello c'era l'idea che stavo mangiando un pezzo di carne. Ho morso il panino, era pesce. E ho vomitato, letteralmente là sul momento, ho vomitato tutto. E quindi mi dico, no, ma non ti piace il pesce? Io non lo sapevo che ti vomiti. E io faccio, ma a me piace da morire il pesce. È che non pensavo fosse pesce. Ora, questa cosa è disturbante, lo so, è molto disturbante. Però sì, a me sta cosa fa vomitare. È peggiore sapere che sta cosa succede solamente a me. Poi ti consiglio di non fare mai le challenge TikTok bendato tipo guess the food. No, ma guess the food, il mio cervello è preparato che sia un gusto casuale, capito? Ma è proprio una questione di cervello. Cioè, se io sono preparato a sapere che a breve sentirò un gusto strano, tipo quando mangio qualcosa che non so il gusto, non è che vomito. Ma è quando era... Cioè, quando io sono sicuro del gusto di una cosa, poi mangio e quella cosa non ha quel gusto, mi viene lo sbocchino. Quando poi ha un gusto totalmente opposto, cioè zero, è finita per me. A me è successo una volta, credevo di bere della Coca-Cola, ma in realtà era vino e ho vomitato. Però magari il vino ti piace, capito? Allora, intanto grazie a Kenzinzo per il primo mese e grazie a quel Bob per il primo mese. Benvenuti, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Spero vi troverete bene. Grazie a NikeUX05 per il terzo mese, ciao. E grazie a OnePoReal per il quarto mese, bentornato. E se Muri ti invitasse a poi mangiarlo? No, io ho uno stomaco tremendo, ragazzi. Io ho uno stomaco veramente tremendo. Tutti quelli che fanno tipo il food porn, si chiama così, tipo dove fanno vedere quelle cascate, no? Tipo di panini, pistacchio e tutte quelle cose. A me non c'è zero. Zero. Cioè, se io inizio adesso a elencare i piatti che non mi piacciono, voi inizierete a odiarmi, a non fare la sub. Cioè, se in questo momento io, che ne so, vengo da voi e dico che boh, no, non le posso dire certe cose, raga. Non le posso dire certe cose. Cioè, certe cose anche io che non mi piacciono sono consapevole che dirle in piazza pubblica è un modo per farsi odiare dal mondo. Vai, Fold Deal. È che capito, io non ce la faccio. Capito che è pesante per me. È proprio pesante dirlo. Solo una. Non dire pistacchio. No, pistacchio sono allergico, per questo non lo mangio. Però credo sia buono. Guarda se è buono. L'unico tipo di pasta che mi piace sono tre. Ok, questo è il coming out più assurdo che abbia mai fatto in vita mia. Credo di aver detto tutto, che solo tre tipi di pasta italiana mi piace. Ma non come proprio farfalle o altro, ma proprio... Ho solo tre tipi. Mi piace solo la pasta con la salsa, la carbonara e la pasta con tipo tonno, salmone e qualcos'altro. Tutto il resto non mi piace. Cioè, non riesco a mangiarla.
E ora puoi iniziare a dire: no, ma quindi pure, che ne so, la matriciana non ti piace. Già, la pasta alla norma non mi piace. La pasta con le melanzane, no. La carbonara stranamente mi piace. La carbonara stranamente mi piace. Già. Tutto quello che state nominando è roba che io non mangio. Ciao. Sono strano, raga, non mangio formaggi. Ok, qualsiasi tipo di formaggio. Il formaggio, non metto il formaggio sulla pizza io. Vabbè, cosa? Mi sto sputtanando in piazza pubblica. La devo smettere. Cioè, di solito tu vieni sputtanando nelle altre live. Io mi sto autosputtanando nella mia live. Dobbiamo smettere di parlare di cibo. Perché quando si parla di cibo, tutti mi iniziano a sputtanare. Ti perdono solo perché ti piace la carbonara. No, la carbonara mi piace da morire. La carbonara, boh, penso come uno dei miei preferiti. Veramente allucinanti, veramente allucinanti. No, quella che è mozzarella. Anzi, ora sto accettando l'insalata. Fino a prima l'insalata non... zero. Io con sé mangio tipo tre cose in croce. Mangio sempre le stesse cose a ripetizione. E il che fa molto male, attenzione. Però io ho proprio questi ricordi. Che ne so, andavo al matrimonio con dei miei parenti. Andavo al... che ne so, alla comunione di mio cugino, andavo alla laurea di questo tizio, no? E portano quei piatti al 18esimo e ti portano quel piatto con un casino di cose dentro. Io non mangio mezza cosa di quelle robe, cioè io proprio le guardo e dico: ma che cos'è questa roba, ma che cosa mi hanno messo davanti? E in quel momento io invidio quando ero piccolo che ti portavano la cotoletta con le patatine e la pasta con la salsa, no? Tipo quelle cose, no? E io dico: ma perché non me le possono portare pure mo che ho 20 anni? Perché non posso farlo? Perché ti prego, voglio quelle cose, non mi piacciono. E quindi niente, mi portano questi mega piattoni e puntualmente finisce che inizio a barattare salumi con altre persone nel tavolo. Faccio: ma senti, se io ti do tutto il mio piatto, mi dai una fetta di prosciutto, che è l'unica cosa che mangio? Chiedi il menù bambino, eh. Ma io invidio i bambini tutt'oggi quando esco a mangiare, capito? Cioè, i bambini se la passano meglio, probabilmente. E quindi niente, sono fatto che quindi tutte queste robe sofisticate non è che mi piacciono più di tanto. E la cosa più bella è stata al mio 18esimo, dove c'era il tavolo pieno di cose, no? E la gente veniva da me e mi faceva: ma questo è cos'è? Io non lo so, non l'ho preso, io non lo mangio, io sto mangiando solo i grissini. Era il mio 18esimo, capito? Tra l'altro le foto del mio 18esimo, mamma mia, un giorno facciamo il reveal delle mie foto del mio 18esimo e finirà veramente male. La tavola calda no, la tavola calda stranamente qualcuna mi piace. Sono nella tua identica posizione, perfetto. La mia prima sega, no Giacomo, non c'entra con il mio 18esimo la mia prima sega. Oh, i grissini sono tanta roba, attenzione. Ora, lo so che il mio stile di vita è una merda, cioè io mangio veramente male, cioè io tipo un giorno mi sveglio e dico: ok, oggi mi faccio i nuggets e stasera un'insalata, che oddio, non è che è tanto male, però capisco che ci vuole un po' più di, sai, tipo ogni tanto il riso, il pollo, quello che è, io sono tipo, mi secco, un po' il cazzo, io non amo cucinare, se penso si sia capito, quindi sono messo molto male. L'unica fortuna è trovare una persona insieme a voi che cucini. Oh no, invece no, questa è una cosa molto sessista. E piuttosto imparate a cucinare quando siete piccoli. Non fate come me che ve ne sbattete il cazzo e poi arrivate a 20 anni che non vi piace cucinare. Iniziate a cucinare da piccoli. Funziona. E voi dite: vabbè, il trucco è lasciare i bambini da soli, così per un qualcosa si devono imparare a cucinare per forza. E... anche a me è successo, rimanevo a digiuno. Al mio 17° compleanno, 12 anni fa, non ho avuto problemi col mangiare perché c'era solo alcol. Fantastico. Immagina io coi parenti invece come ero messo. Ciao, puoi dire ciao Senbo con il tono cinese, ti prego. Ciao Senbo. Figa come parlo bene il cinese. Cosa razzista incredibile che ho appena detto. Se andate a Teatro Gonca e fatevelo cucinare. No. Live in cucina. Live in cucina, raga. Me l'avete chiesto varie volte, ma per quale motivo? Cioè, io sono veramente male. Cioè, cucino veramente di merda. Cioè, se mi metto in cucina, mi vedete io che in padella faccio, che ne so, una cotoletta vegetale della Valsoia, capito? Cioè, tipo un... non è che ci sia tanti... Cioè, come vi immaginate io che faccio... wow, un incredibile piatto. La cosa più complessa che ho fatto sono stati gli onigiri, porca miseria. Ah, però si potrebbe fare il live qualche volta di onigiri. Proprio per quello.
Allora, una sera porto il computer di là, il portatile di là, gli attacco la videocamera e faccio una live in cui la chat mi guida a prepararmi qualcosa di molto complesso, tipo, che ne so, la pasta con... boh, la pasta con la salsa o qualcosa di complesso. No, dai, fino a quello lo so cucinare tranquillamente. Qualcosa di più complesso. Il seguito della di Cooking Mama, esatto. Mega complesso, attenzione. Dai. Poi, ma sai, per caso a Catania faranno altri di quegli eventi metal? Mi piacerebbe partecipare. Li fanno, e che non li pubblicano mai, sono sempre tramite passaparola, e se sei nel giro poi li vieni a scoprire, tipo, no? Tiramisù, cucina d'Lars. Prova una caprese. Cos'è una caprese? Perché probabilmente non mi piace. Se non conosco il nome, perché non mi piace? Caprese. Cos'è una caprese? Torta caprese. No, c'è mozzarella, c'è questa foglietta verde che non so cosa sia, che però sembra veramente brutta. Cos'è? Tipo prezzemolo, basilico, una di quelle cose orribili. Ah, e poi c'è uovo o è mozzarella? Sembra mozzarella. È basilico? No, allora non è male il basilico. L'avevo già assaggiato. C'è pure la torta caprese. No, che brutto, con le melanzane, oh mio Dio! Oh Gesù, quelle che sono melanzane e olive io ad esempio non le mangio. No, no, mozzarella non riesco a mangiarla, è proprio un concentrato di formaggio. Poi se la mia fotocopia adulta, Dio santo ti adoro. Grazie. Ti piacciono le torte? Sì, i dolci sì, fortunatamente, i dolci sì. Le verdure zero, verdure madonna, sto mangiando l'insalata solo perché sto diventando una pallina. Fit check. Però la frutta un casino, la frutta un botto, la frutta ne mangio tanta. Considerate che d'estate pranzo tipo col melone o con i kiwi, ma di frutta un casino. Frutta è l'unica che mi piace, ogni singolo frutto, anche di quelli più anche più strani, tipo, che ne so, il cuore di palma o il maracuyà o il boh, che ne so, l'avocado, tutti questi qua io li mangio. Poldo, io sono Sembo. Ciao Sembo, benvenuto. Mi stupisca che tu sappia parlare italiano. No, di frutta mangio tutto. Di frutta sono molto felice, perché anche la banana. Sì, la banana stranamente è uno dei miei frutti preferiti. Allora, fa strano, voi farete tutte le vostre battute. Allora, un pisello. No, però la banana è decisamente uno dei migliori. Che cazzo è il cuore di palma? Non hai mai mangiato il cuore di palma? È delizioso. È un frutto. Però è strano, effettivamente. Cioè, è un frutto? Si può considerare frutto questa cosa? Può considerare frutto. Ah, tra l'altro qua abbiamo un frutto fighissimo che si chiama tamarindo. Ecco, cioè non è un frutto. È un pisello. Cioè non un pisello. Sono tipo delle nocciole enormi. No, gigante, porca miseria. No, comunque con questo ci si fa una bevanda. Non è un frutto. Pensavo fosse un frutto in realtà. Sono stupido. Invece sono tipo delle fave. Questa puttana non sa che sono già morto. Fai la torta dura. Cos'è? Il chinotto, ecco, il chinotto è spettacolare. Il chinotto, frutto incredibile. Mangia per una giornata solo frutta. Ma l'ho già fatto, anche io sono sopravvissuto anche per 3 giorni con solo frutta. Ma puoi, raga, cioè, tranquillamente puoi mangiare solo frutta per... Oddio, se sei obbligato per 2 o 3 giorni lo fai, attenzione. Se no, mangi qualcos'altro. Il panconiglio. Il chinotto non era una bevanda, what the fuck? Sì, il chinotto lo prendi da là. Io abito a Pesaro e ne abbiamo una piazza chiamata Rossini con un uovo sodo e maionese, è fantastica. Ah, una pizza, perché ho detto una piazza? Ah, in realtà io di pizza non ne mangio, cioè ne mangio zero. Cioè il 90% delle pizze sono tipo, di solito faccio tipo un mix, o prendo la margherita, o prendo la margherita col tonno, o prendo la margherita con wurstel patatine, o prendo la margherita col salame piccante, o prendo la margherita con tonno, insalata e kebab, o basta, poi fine, non mangio più niente. Quella con l'ananas l'ho provata ed è buona, ora tutti in chat, sei un bastardo, no, cosa deve, però a me è piaciuta, che ci posso fare? L'ho provata per il meme,
alla fine ho fatto, ma non è male così tanto. Non è la mia preferita, attenzione, perché non è il top gusto, però non è brutta come, che ne so, a quattro formaggi. Sono deviato, io ne sono consapevole. Di solito una persona dovrebbe dire, vabbè, siete voi che siete strani, non io. Però lo capisco che io sono l'unico che la preferisce, capito? Ah, patate e salsiccia pure, incredibile come pizza. Però sì, ci sono delle pizze che io proprio non ce la faccio. Zero. Pizza con la Nutella. Se io mangio la pizza con la Nutella, muoio. Perché? Perché sono allergico. Ah, mi è scrocchiato il ginocchio. Io sono allergico alla nocciola e quindi di conseguenza ai derivati di frutta secca e anche la Nutella, perché è fatta con la nocciola, e di conseguenza anche al pistacchio. E la cosa è triste, considerando che la Sicilia è la terra del pistacchio, no? E tutti parlano solo di sto pistacchio, tutti fanno, no, ti prego, devo venire in Sicilia per provare il pistacchio, perché non posso vivere per tutta la vita senza pistacchio. E poi ci sono io che abito sotto il pistacchio e non lo posso mangiare perché sono allergico e muoio. Non ci sta nocciola nella Nutella. Già, è vero, nell'aria non c'è ossigeno, ma c'è la lava. Che cazzo stai dicendo, Einstein? È normale che c'è la nocciola nella Nutella. È a base di nocciola la Nutella. Ciliegie. Ciliegie è incredibile. Io sono venuto in Sicilia per i vini. Totale off topic. Oggi è una giornata di merda, ma con questa live sto cercando un po' di compensazione e sorridere. Sono felice a ragguagliare. Sono felice. Pensa, io sono celiaco. Aia, brutto. Aia, brutto. Brutto. A me non piace il pistacchio, perfetto. Io abito a Catania per le Monster. Beh, effettivamente a Catania ora ci sono un botto di Monster. E vi posso assicurare, ragazzi, che nella mia città a Catania c'è un unico negozio che ormai è diventato punto di interesse. E questo negozio si chiama Punto Interrogativo Store. Io conosco questo negozio da un casino di anni, ma proprio un casino. Si trovava in una via sperduta della mia città e non se lo calcolava nessuno. Cioè ci andavo solamente io, entravo e prendevo le mie magliette e basta. Cioè ero l'unico cliente, penso, del mese. E, fino a quando si è spostato in una zona al centro ed è diventato mira di emo, goth, alt, skater, anime, weeaboo fan. Ormai, vi giuro, è infrequentabile quel negozio. È la bellezza del centro città. Quanto è bello. No, vabbè, in realtà non è un negozio che a me interessa particolarmente, quindi non... 00, mi interessava tempo fa per le magliette, ma ormai 0. Romix, quest'anno no. Quest'anno 0. Sì, è molto bello, però le cose sono costose, una maglia 60 euro. Già, vabbè, ci lucrano sopra perché questi bambini giustamente possono spendere. Solo io riesco a fare la voce da Uwu e Onichan, spero di sì, ma trattienilo per te. Trapani Comics, non credo che quest'anno ci sarò. Ah raga, notizie per il merch. Notizie per il merch. Mi ha scritto finalmente il service. I file sono stati mandati. Sta procedendo tutto lentamente. A me onestamente se questa cosa dà un po' fastidio, però se la qualità è quella che è, ho dovuto aggiungere un passo che farà ritardare la cosa. Cioè io avevo la possibilità di mandare in stampa tutte le cose. Voi vedete qua la chat in cui non riuscirete a leggere cosa c'è scritto, però questo mega messaggio sono tutti i tipi di merch che mi hanno approvato, perché ve l'ho detto, non ci saranno solo magliette o felpe, ma sto provando a fare una cosa che non ho mai fatto nessuno e sono tipo pazzo, matto, in culo, coglione. E ho aggiunto un passo al merchandising che molto probabilmente allungherà di un mese l'uscita, però l'ho dovuto fare perché a questo punto ci tengo tanto alla qualità, ci leggo tanto alla qualità. Potevo dirgli, ok, mi potete stampare, mandatele sul sito. No, prima mi sto facendo inviare a casa un pezzo di ogni tipo di merchandising diverso, una maglietta, una stavo dicendo tutte le cose che ci sono nel merch, e me li sto facendo mandare perché se la qualità è una merda io li rimuovo. Cioè piuttosto che farvi pagare una cosa tanto e poi la qualità di quel tipo di coso che ho progettato è una merda, è proprio una qualità schifosa, non la metto nemmeno in commercio. No, proprio zero, non ho motivo di truffare le persone, non la metto in commercio. Una cosa che vi posso spoilerare è che i prodotti che ci saranno
non saranno disponibili tutto l'anno, cioè non è che voi entrate nel sito, ordinate e vi arriva a casa. Molto probabilmente lavoreremo con un pre-order. Questo significa che per tipo una settimana ci sarà lo shop aperto, ci sarà questo sito in cui potete trovare tutto quello del merchandising e comprarlo. Chiuso questo fine settimana, cioè questa settimana, queste 48 ore, questi 3 giorni, questi 4 giorni, si va sold out, non si può più comprare fino a quando io non farò un restock e tutto viene mandato in stampa, perché i prodotti del merchandising non è roba che viene stampata sul momento come una semplice maglietta, ma bisogna avere un tot per poi stamparla, e questo è il motivo del pre-order, anche un po' per giustificare i prezzi, che io ho già detto di aver ridotto al minimo senza guadagnarci un cazzo, perché i prezzi di ste cose voi non avete idea di quanto cazzo sono alti, porca miseria. Quindi il podcast ne stiamo parlando. Ad Volans, hai fatto la sub, intanto grazie di cuore. Scrivi in chat punto esclamativo Telegram e ti dai il link per entrare nel gruppo sub. Come si vive con i tuoi due lavori? Bambola gonfiabile di Poldo. Ma sai che non è una brutta idea in realtà? Tutte queste minchiate, secondo me, a lungo andare possono funzionare. Server MC dei sub. Sabato alle 20:30 ci sarà la riunione ufficiale del server dei sub, in cui decideremo l'andazzo del server. Quindi se siete sub, preparatevi, perché a breve ci sarà il gruppo sub. Cosa ne pensi del succo alla ciliegia? È buonissimo, è il succo più buono che esista, davvero. Forse perché le ciliegie sono il frutto migliore che esista, sono buonissime e il succo è delizioso. Però io ho questo problema con il succo alla ciliegia, che quando lo bevo troppo velocemente mi secca la lingua. Quindi domani Poldo TV? Sì. Le Crocs di Poldo, le Crocs del Chuck, no, minchia, Crocs del Poldo. La Furry Suite del Poldo, no, comunque non è roba troppo costosa, sono... sto facendo troppi spoiler sul merch, non posso farli, mi sono trattenuto un sacco e mi tratterrò ancora. Alcuni hanno già visto le magliette, in cui c'è il normalissimo merch, però è il merch più metal che uno youtuber abbia mai avuto, quindi di questa cosa sono molto felice. Matita di Poldo. Matita, che intendi, quella per gli occhi o proprio quella per... Il diario di Poldo. No, tranquilli, non sono così cringe, non sono così. Perché la mia idea di questo merchandising, come avevo già spiegato, non era quello là di fare semplicemente, che ne so, la maglietta con la fettina panata, no? Che dici, è figo, cazzo, io vorrei una maglietta con la fettina panata. Cioè, io me la metterei come pigiama, cioè, è proprio una figata da fare, la fettina panata come maglietta. Però poi effettivamente ci pensi e dici, ma quando la metti in giro? Cioè, quando effettivamente esci il sabato sera con quella maglietta, ho pensato qualcosa di più figo che puoi anche indossare tranquillamente senza doverti sentire in imbarazzo rispetto alle mie vecchie altre magliette che forse sono un po' spinte, però qualcosa di un po' più chill, ecco, capito? La chitarra di Poldo, ecco, si immagina tipo una mega chitarra come quella, però con la mia faccia messa sopra. I plettri, le lenti a contatto con la tua faccia sopra. Arrubiamo EMP Shop e facciamo le robe metal con l'Amogus. Ma a proposito di Amogus, è normale che io abbia visto... Se non ci si sente in imbarazzo, allora la serata non è vissuta. Beh, tu lo puoi dire col costume da maid, tu lo puoi dire molto bene. No, stavo dicendo, è normale che io ho visto un casino di bambini... E la frase non dovrebbe finire qua, però non mi sta prendendo la frase. Ho visto un casino di bambini con la maglietta di Among Us. Ma un casino di bambini con la maglietta di Among Us, che poi non è una, sai, una maglietta nera con il logo di... no, tipo queste magliette tutte stampate 3D, no, con tutte coperte di Among Us con i personaggini o altro. E questa cosa mi si è rafforzata dopo che io ho notato questa cosa, l'ho detto al mio amico Daniele e lui mi ha fatto notare che effettivamente un casino di bambini hanno il basso di Poldo, porca troia, io devo prendere un basso, dicevo, tutti questi bambini che avevano la maglietta di Among Us. E la cosa peggiore è che sono dovuto entrare in un tabacchino per... vabbè, che ci vai a fare al tabacchino quello? E vado, entro e noto che è pieno di gadget di Among Us. I sì, in Italia, se non sbaglio, non hanno registrato il marchio Among Us prima degli sviluppatori. Ma un casino, ragazzi, ho visto circa 15-16 di quei cartoncini di Among Us.
tutti merchandising diversi, tutte aziende diverse, tutti... Ah, ma fumi? No, non fumo, raga. Che cosa avete capito per entrare nel tabacchino? Io intendevo fare le ricariche della PostePay. Vabbè, stavo dicendo, comunque è pieno di ste cose. E anzi, non è successo con Squid Game solo perché Squid Game è il è sotto Netflix, quindi già un pochino di meno. E invece con Among Us, mamma mia, merchandising su merchandising. Porca miseria. Cioè, sarà che non è frequentato da bambini, ma sai che non me ne sono accorto. Ti posso assicurare, Livius, che se vai, che ne so, in una zona dove ci sono molti bambini, sai, in una piazzetta o un parco giochi, noterai che molti bambini hanno una maglietta di Among Us. Oddio, da Jennifer è ancora pieno di roba di Squid Game. Cos'è Jennifer? Ah, Jennifer è un negozio di vestiti femminili. Ok, ora mi ricordo. Bella foto, sono il tipo con i capelli semilunghi che hai fatto la foto con te poco fuori dalla Villa Bellini. Ho messo la tua foto come sfondo su tutto. Che ansia, Dani. No, non farlo. Mi metti ansia. Comunque Among Us non è che altro che il videogioco del film La Cosa. Sì, vabbè, è un classico, un classicone. Ah, da me i bambini hanno l'iPhone 13 e io non ce l'ho. Comunque i capelli più lunghi dei miei, sono gelosa. Capelli fino ai capezzoli. Let's go! Ti piace fare attività fisica? No. Allora, nonostante io abbia giocato per anni a pallamano, adesso vi faccio vedere una foto di io che gioco a pallamano. Adesso giuro che ve la recupero, aspetta. Io sono il Mega Meme mentre gioco a pallamano. No, perché non posso farla vedere, è veramente sconcertante. Non ce n'ho una migliore. No, niente, devo farvi vedere per forza sto scempio umano, va bene. Allora, questo ero io che giocavo a pallamano. Poldo pallamano volista, eh? Che tanti... Qua quanti anni avevo? Tipo uno. Sei bellissimo. Allora, non so perché in questa foto stavo indicando per terra. Io avevo questa cosa che quando tiravo dicevo al portiere che doveva guardare in basso. Così lui guardava in basso e io tiravo la palla in alto. E indico per terra. No, in realtà dai, il mio periodo pallamano mi era anche molto molto piaciuto. Certo, il periodo pallamano era un po' meglio di tutti gli altri periodi più avanti, di cui non vi farò vedere assolutamente alcuna foto perché sono tremendamente imbarazzato. E handball plodop, poldo the troll, No, in realtà oltre al periodo pallamano non è che io ami tanto fare attività fisica, cioè zero proprio. Zero. Io al De Zero volevo farmi una foto con te, però ho deciso invece di urlare: c'è Pold, e tu mi hai guardato malissimo. Mi dispiace, che quando lo sento poi io faccio ah, che imbarazzo, e scappo. Il periodo emo? No, non ho mai avuto un periodo emo. Che palle, dovrei avercelo avuto, maledizione. Comunque, stavo dicendo che io non amo molto fare attività fisica. E palla a mano l'ho fatta per 8 anni. E prima di fare pallamano ho fatto nuoto. E sono ancora dentro il periodo emo. Fai benissimo, Bob. Prima ho fatto anche nuoto. Avevo preso tutti gli stili fino al delfino. Che cazzo era? Vabbè, ho fatto tanto nuoto. Infatti mi ero fatto delle belle gambe. Poi a pallamano ho sfruttato le mie gambe. Infatti facevo molta attività fisica. Dopo aver fatto pallamano ho fatto bootcamp, che erano i percorsi militari. Sai, tipo ti mettevano là e tu dovevi fare tipo... Dovevi rovesciare i copertoni. Era la cosa più maschio alfa che avessi mai fatto. Cioè, le persone che c'erano con me a fare questa cosa erano tutti pelati con la mimetica. E poi c'ero io con la maglietta di Batman. E vi giuro, è stato uno dei periodi dove penso mi sentivo la cosa più insignificante al mondo. Di fronte a questi mega uomini che sollevavano i copertoni con Sweet Child of Mine di sottofondo, no? Immagina queste persone così. Con intanto. Un vero maschio, eh? No, io purtroppo sono il contrario del maschio alfa. E, nonostante la mia eterosessualità, stranissimo. E, niente, poi dopo il bootcamp ho detto: va bene, facciamo che per un po' non facciamo attività fisica perché mi annoio da morire. Ma proprio mi annoio come non so cosa. E l'unica cosa che ora faccio è correre perché mi piace.
cioè non amo andare in palestra, non amo fare pesi, cioè è proprio una cosa che mi annoia. Io capisco che a molti possa piacere, che a molti, molti possono trovarlo figo, e cool, divertente, pure i muscoli, in generale a me non piacciono i muscoli, attenzione, però proprio lo stare in palestra mi secca. Non so perché, nel mio carattere non c'è questa cosa. Però mi piace saltare e correre. Saltare un botto e correre altrettanto. Infatti io ho la fortuna che qua vicino casa ho un campo da calcio abbandonato e ci vado a correre. Correre è troppo liberatorio. Sì, ma tu non hai idea. Cioè io con le cuffiette, con il mio glam metal di sottofondo, che corro con kickstart my heart up, you never stop. E immaginate, sono io che corro mortissimo là in questo campo. No, però è figo. Correre mi piace. Correre mi piace veramente, veramente da morire. Però dovrei correre di più perché sto mettendo tutto troppo peso. Il metabolismo troppo lento. Maledizione a chi ha il metabolismo veloce. Uno che ascolta funk quando corre. No, ma in realtà il funk lo ascoltano tanti. Ti voglio Olimpiadi, salto con l'asta. Ma in realtà quando facevo pallamano non saltavo troppo in basso. Devo essere onesto. Di solito mi svaluto, però con la pallamano saltavo abbastanza alto. Ma scusa, non ti piace fare attività fisica? Allora come fai ad avere quel fisico sulla profic di TikTok? Hai ragione, quello era quando avevo ancora tutti i miei muscoli. Non ho ancora rimesso Speed di Billy Idol su Spotify. Che bello Spotify. Spotify ha delle cose tipo fighissime. Ad esempio, non si sa perché su Spotify tutte le copertine dei Marduk non ci sono. E non è che le copertine dei Marduk siano qualcosa di pericoloso o di orribile o di sanguinolento. Cioè la cosa che c'è, il loro logo è un carro armato, quindi niente di totalmente diverso da tutte le altre band. Su Spotify i Marduk non ci sono. Oppure un'altra cosa divertente di Spotify è da quando è uscito Flying Whales dei Gojira, che su Spotify The Heaviest Matter of the Universe si chiama The Heaviest Matter of the Universe, scritto H-Heaviest, e ancora non hanno cambiato questa cosa in non so quanti anni. Poldo, ti sto disegnando, poi mandami il risultato su Instagram. Non so perché, si chiama così. Wait, lo faccio vedere così avete la prova. Punk. Ok, ecco qua. The Heaviest Matter of the Universe. Si chiama proprio The Heaviest. È proprio un errore grammaticale. Però è così da un casino di tempo. Boh, non si sa perché ancora non l'hanno cambiato. Va bene, bravissimi Spotify. E tanto la copertina è pure decentrata, c'è cioè tipo un bordino bianco. Che fastidio queste cose. Poldo, fai il balletto di Speed. Qual è il balletto di Speed? Mi manca. Ascolti anche heavy metal? Qualcosa sì, qualcosa sì. Sì, però le copertine grindcore ci stanno. No, mi fanno morire che alcune copertine grindcore trovi direttamente il tipo il grande quadratino nero sulle parti da censurare. I Show Speed. Qual è il balletto di I Show Speed? Ok, proveremo a replicarlo adesso. Is that ready? 99 cents through super chat. Crazy BCZ. We just do it. Aggressive. Dirà la N-word palesemente perché siamo su YouTube. Oddio, ma ah no, che è la cam croppata. Che qualità, ragazzi. No, non lo faccio, mi dispiace. Non lo posso fare, mi dispiace. Cerca shake, ma non lo posso fare, mi distruggo le gambe, suppongo. Madonna, quelli del gameplay, che paura. È il balletto di Shake. Ok, Shake l'avevo sentita come canzone, però il balletto non ho voglia di farlo. No, mi dispiace, non posso farlo. Non posso farlo, è davvero fantastico. No, ragazzi, no, il mio ego mi impone di non farlo. Power Pizza Podcast. Mi manca il Power Pizza Podcast.
È una specie di squat veloce. Dirà Lion Ward, non posso fare la reaction. Ragazzi, allora, questa live era per dirvi che sto bene e la mia paura post perdita udito è passata e sono felice di non essermi fatto niente e continuo a ripetervi i consigli che vedo dall'inizio: occhio ai volumi alti, non sparate musica a volumi indecenti H24, fatelo solo una volta al giorno, così magari vi viene 80 anni e non ve ne rendete conto. Se invece lo volete fare comunque come me, preparatevi a questo mega ronzio. E per il resto, raga, niente, finisce qua la live di oggi. Era una live solo informativa, solo a scopo di dirvi che sto bene, e da domani riprendono i content. Domani abbiamo la Poldo TV, venerdì siamo su Lego il Signore degli Anelli, non so per quale motivo, ma in questo momento sono preso molto bene dal Signore degli Anelli, quindi venerdì giochiamo al gioco dei Lego, così per un due orette, senza motivo, proprio quello là, basta. E poi domenica c'è Dashcam Reaction. No, non c'è Dashcam Reaction, forse siamo in live dagli amichetti, non lo so, quel maledetto di Leo non mi dà mai delle notizie, quel disgraziato. Ragazzi, a questo punto io vi saluto. Decidiamo da chi lanciarvi. Potete lanciarvi da Tearless, che sta su GeoGuessr. Chi c'è? C'è Axo. Axo sta facendo quiz Pokémon. Ok, vi mando da Axo a fare i quiz. Vi mando dal signor Schiumerazzi, che era in live l'altra volta con noi. Salutate il signor Schiumerazzi appena lo trovate. Ragazzi, grazie per essere stati in live. Grazie a tutti quanti per esservi presi cura di me in questi giorni con questi bellissimi messaggi. Vi adoro veramente, grazie. E grazie di cuore. E ci vediamo domani alle 20:30 come al solito in live. Da domani riprendono le live con programmazione regolare. E leggiamo velocemente i messaggi a fine live prima che finisca la diretta. Messaggio finale, vi devo leggere velocissimo. Ti ho detto ciao ieri, quindi ti dirò ciao 3. Ciao. Ah no, questi sono i 5 giorni fa. E un'ora fa, lo sapone è figo. No, mi sa che lo sburo, infatti. Cosa ne pensi dell'heavy metal? Il classicissimo heavy metal, sempre piaciuto, Claudio, sempre piaciuto. Ora di recente ho i gatekeeper che li sto tenendo d'occhio. Poldo, perché ti sei chiamato Poldo? È una domanda troppo lunga, fra. Ti ringrazio, mi hai fatto da sottofondo per una sessione intensa di Rayman Legends. Perfetto. Felice così, bello Rayman Legends. Ciao ragazzi, buonanotte. Ci sentiamo domani alle 20:30 con la Poldo TV. Domani ci vediamo dei bei video. Buonanotte, raga.